Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a The Football 2024 con il consueto aggiornamento del giovedì, video che oggi riuscirò a portarvi in orari umani, fortunatamente, e che ci porta con una discreta sorpresa, almeno da parte mia, un pool World Player of the Year 2024 dedicato sostanzialmente al pallone d'oro. Non è che c'è molto da girarci intorno, vedete che i giocatori Showtime sono Rodri, Vinicius e Bellingham, ovvero i primi tre classificati per il pallone d'oro 2024. Curiosa questa cosa perché Konami ci aveva lasciato intendere che in genere per creare carte di questo tipo fossero necessari un tot di mesi di preavviso per poterli inserire bene nel meta, eccetera eccetera. Pallone d'oro, la premiazione c'è stata letteralmente l'altro giorno e in tempo zero ci hanno subito buttato fuori il banner che tra parentesi è anche molto carino. Gli do un'occhiata direttamente adesso senza andarlo ad analizzare più tardi, perché oltre ai tre top ci sono comunque una serie di giocatori interessanti. Vabbè, il Dibu Martinez, alla quale io sono particolarmente affezionato, Çalhanoğlu che è un bel centrocampista centrale tra le linee, Valverde, sapete che io sono innamorato di Valverde, io vorrei qualunque versione possibile di Valverde all'interno di questo gioco. Tra l'altro su questo account non ne ho credo neanche uno, benissimo come cosa. Sarei tentato di pullare in questo banner più per portare a casa Valverde che per portare a casa i tre big. Vabbè, Harry Kane, Ruben Dias e poi ovviamente il trio Medusa, che sono uno più rotto degli altri, però con delle passive secondo me un po'. Allora, Vinicius, 32 livelli di crescita, boost a dribbling, possesso stretto, controllo corpo e velocità, più ovviamente un secondo booster aggiuntivo a vostra scelta, e parte con valori già over 80 su finalizzazione, controllo palla, dribbling, possesso stretto, velocità, accelerazione, e ci va molto vicino anche già nel comportamento offensivo e nel controllo del corpo grazie al booster. Doppio tocco elastico, controllo di suola, dribbling fulminei, a giro distante, lancio lungo, tiro di prima, passaggio filtrante, esterno a giro e astuzia. Giustamente, trattandosi di Vinicius, l'unica cosa che non mi piace è la passiva, appunto, che ha la prolifica, che è una passiva che si attiva solo esclusivamente se lui viene giocato sugli esterni. Lui può fare l'esterno sinistro d'attacco, l'esterno sinistro di centrocampo e la punta, volendo gli ci si può insegnare come doppio ruolo anche la seconda punta e l'esterno destro d'attacco. Avesse avuto un opportunista sarebbe stata una bellissima punta centrale, avesse avuto giocatore chiave sarebbe stata una stratosferica seconda punta. Alla prolifica, per carità, o con le statistiche che ha si può giocare anche a passiva spenta, rimane rotto uguale, però è innegabile che qualcosina da quel punto di vista perde. Bellingham, che è l'unico secondo me che hanno fatto con una passiva accettabile, perché in questo caso è centrocampista centrale, non è trequartista, quindi funzione e ruolo diverso rispetto al vecchio Bellingham Showtime. 35 livelli di crescita, che sono uno sproposito. Lui parte già con delle bellissime statistiche sia d'attacco che di difesa, che di forza fisica. È il centrocampista centrale perfetto, onnipresente, tenderà tanto ad attaccare quanto a difendere, ha tutte le statistiche che deve avere laddove le deve avere e può essere buildato a piacimento a seconda del ruolo che gli si vuole far ricoprire in campo. Doppio tocco, tiro a salire, lancio lungo, tiro di prima, istinto del gol, passaggio filtrante, esterno a giro, tornante e muro. Bisognerebbe dargli sicuramente passaggio di prima, tanto che ci siamo direi anche intercettazione, visto che deve fare il centrocampista centrale, magari anche una scivolata qua e là non sarebbe malvagia, e poi veramente il resto, raga, a piacimento, perché cioè, fa tutto. Lui parte come ruolo di base, parte centrocampista centrale
e trequartista, gli si può insegnare il mediano, l'esterno destro di centrocampo, l'esterno sinistro di centrocampo, la seconda punta e pure la punta centrale. Quindi veramente tutto. È un tuttologo questo Bellingham. E poi c'è Rodri, fresco pallone d'oro. Tra le linee, con boost a comportamento... Ah, non ho visto il boost di Bellingham, tra le altre cose. Il boost di Bellingham è comportamento difensivo, contrasto, velocità e resistenza. Inqualificabile. Rodri, dicevo, fresco pallone d'oro, con boost a comportamento difensivo, contrasto, coinvolgimento difensivo e velocità. Fosse stato collante, mi sbilancio, sarebbe stato meglio di Vieira. Io non oso immaginare un centrocampo formato da Rodri, Rijkaard e Vieira in questo momento. Cioè è impassabile. E Vieira e Rijkaard è ancora quello vecchio, chissà poi quando uscirà quello nuovo, tra le altre cose. È anche lui bellissimo, intanto una versione di Rodri non lenta. Alleluia, alleluia, certo non sarà mai un fulmine di guerra, però non è lenta ed è già qualcosa. Statistiche difensive ottime, statistiche tecniche per uno di quel ruolo ottime. Tra le linee, rispetto al collante, tenderà a muoversi un pelino più in avanti. Certo non è un onnipresente, fin lì siamo d'accordo tutti, però comunque io personalmente da mediano l'avrei preferito collante. Volendo comunque il tra le linee, diventa un gran bel centrocampista centrale. Anche lui può fare il centrocampista centrale e il mediano, e volendo potrebbe fare anche il difensore centrale. Da difensore centrale ovviamente andrebbe a perdere la sua passiva, però fisicamente e tecnicamente parlando avrebbe anche le stazze per poter fare il difensore centrale. Lancio lungo, quindi tiro dalla distanza, tiro di prima, passaggio filtrante, marcatore, intercettazione, muro, dominio, palle alte, caposaldo! Pure caposaldo! Ma che cribbio! Ma che cavolo è sto coso? Ma è devastante! Mizzica, per fortuna che l'ho già fatta all'accesso in divisione 1 sto giro, se no altrimenti veramente già a dovermi beccare contro Vieira e Thuram ad ogni partita è uno sclero assurdo. Adesso il pensiero di beccarmi Vieira, Thuram e Rodri... I brividi letteralmente. Comunque, venendo alle altre notifiche del gioco, passiamo come sempre partiamo, perché nelle missioni hanno rimesso sostanzialmente la seconda parte della campagna di Halloween, login giornalieri, fare un tot di gol con i giocatori dell'Arsenal in PvP e in PvE, eccetera eccetera. Scusate, ma qua sotto c'è il delirio quest'oggi. Nelle partite, allora, partiamo dagli eventi PvP. Hanno inserito Spanish Club e London Club, che sostanzialmente, vabbè, London Club era quello di settimana scorsa, si vince il token booster casuale. Spanish Club, evento a tema dei club spagnoli, giustamente, avendo messo Bellingham e Vinicius nei giocatori Showtime, ci stava in questo caso uno Spanish Club che viene riproposto anche come evento contro l'intelligenza artificiale, evento PvE, tramite il quale vincere l'accordo al buio per i giocatori del Team of the Week di questa settimana, del Team of the Week versione campionati, perché a sto giro c'è anche il Team of the Week versione Champions. E poi un evento Arsenal fortunatamente giocabile anche in automatico, non siete in questo caso obbligati a giocarlo manualmente. Si vincono 5.000 punti e football. Konami, però, sarebbe anche il caso di iniziare a mettere qualcosa di utile per questi punti e football, visto che è un secolo e mezzo che ci ne regalano un botto, ma non si vince sostanzialmente nulla, letteralmente. E basta fare, se la vincete basta fare una partita, ho dovuto fare due perché in automatico il gioco la prima me l'aveva pareggiata con l'Inter. Chiaro, guadagnate più punti quanti più giocatori dell'Arsenal sono presenti in rosa, quindi buttate dentro tutti quelli che potete per farlo il prima possibile. Oltre ai 5.000 punti e football, vengono regalati anche 5 accordi al buio per pullare i giocatori standard dell'Arsenal.
oggettivamente chi se ne frega, si pullano e si scartano anche se non danno sostanzialmente un granché. Altri banner questa settimana, uscito l'English League Attackers, carino, l'abbiamo già visto anche in live con Bergbatov, Bergkamp e Lo. Adesso non sto a rifare l'analisi perché, come ho detto prima, tanto l'avevo già fatta in live, quindi comunque è già sul canale da qualche parte. Mentre invece, due paroline per i due pool del Team of the Week, ci stanno. Non sono malvagi, ne abbiamo avuti di migliori, ma ne abbiamo avuti di peggiori. Allora, del Derby d'Italia abbiamo Dumfries e il Diz. Il Diz che, statisticamente parlando, qua raggiunge solo, cioè viene dato come giocatore 4 stelle, però in realtà è molto molto carino. Allora, lui come ruolo c'ha la punta centrale, la seconda punta, il trequartista, l'esterno sinistro del centrocampo e l'esterno sinistro d'attacco. Regista creativo, lo avrei preferito giocatore chiave perché si muoverebbe un attimino di più in attacco. Però intanto velocità in game riesce ad arrivare a 87 con un 90 di accelerazione. Supera i 90 punti nel dribbling, 87 nel controllo palla, 85 nel possesso stretto, 84 anche nella finalizzazione. Ha tante abilità giocatore, io ho letto i parametri in game ovviamente, non quelli base. Doppio passo, doppio tocco, controllo di suola, giro distante, tiro dalla distanza, finalizzazione acrobatica, passaggio di prima, passaggio filtrante, esterno a giro e riserva di lusso. Quindi si becca anche delle statistiche in più se subentra nel secondo tempo. Non so perché gli è andato solo 4 stelle, è un bellissimo giocatore. Poi Dumfries, il classico terzino di spinta, corre, 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 ma difende relativamente poco. Rui Silva, portiere mediocre. Gabriel Sara non è malissimo come mediano in realtà, qualora tornassero a mettere gli eventi dedicati al campionato turco, però è un secolo e mezzo che non se ne vedono. A Turkoglu, che ormai è uno standard dei Team of the Week in questo gioco, sarà la 300esima volta che lo mettono, sembra che al Benfica gioca praticamente solo lui. Anche lui è bello, lui è più carino di quello che non sembra, giocatore chiave, combusta, comportamento offensivo, controllo palla, finalizzazione e accelerazione, carino, carino, carino. Triplo ruolo, esterno sinistro d'attacco, seconda punta e trequartista. Non è male, peccato che anche qua eventi dedicati alla Lega Portoghese non esistano. Riccardo Pepi, punta mediocre. Guei, difensore centrale, assolutamente nella media. De Ketelaere, discreto, anche lui giocatore chiave, quindi anche lui fa dei bei movimenti. De Ketelaere è tanto tecnico, ma purtroppo non molto veloce. Punta centrale, seconda punta e trequartista. Pedro Neto è l'esatto contrario, però vabbè, no, Pedro Neto ha la prolifica, corre e basta. Non ha molta finalizzazione purtroppo come alla prolifica. In realtà come seconda punta sarebbe anche caruccio, non sarebbe nemmeno malvagissimo. Hakimi, copia e incolla di altre 12.000 versioni di Hakimi che abbiamo avuto. Magari un pelino meno veloce rispetto alle ultime, però un po' più difensivo anche a livello di abilità. Marcatore, intercettazione, scivolata, disimpegno acrobatico. Non sono cose che si vedono molto spesso tutte e quattro su Hakimi. Lui può fare il terzino destro e il terzino sinistro, in questo caso è terzino mattatore, quindi occhio, perché questo non solo si spinge in avanti ma tende anche ad accentrarsi molto. Non è malvagio però anche da quel punto di vista, comunque un 74 di finalizzazione con un 78 di tiro a giro ce l'ha. Peccato che non abbia a giro distante come tiro dalla distanza. A questo punto potevano mettergli anche lancio lungo. E poi Lewandowski, fresco di doppietta nel classico, poteva farne 8 di gol, se ne è mangiati almeno un paio veramente assurdi, però è una versione di Lewandowski oggettivamente eccellente. Se avete un allenatore che dà un punticino di boost all'accelerazione, lui riesce ad arrivare ad avere 80 di accelerazione e 82 punti di velocità in game, che per Lewandowski sono una cosa che non si vedeva veramente dai tempi in cui ancora giocava, cacchio, in Germania praticamente. Potenza di tiro in game supera i 90 punti, finalizzazione ce l'ha già a 90, in game arriva a 93, controllo palla
85, dribbling 80, possesso stretto 82, comportamento offensivo in game arriva a 90, non ha delle ottime abilità di dribbling, anzi non ne ha proprio, gli manca il doppio tocco, gli manca praticamente qualunque cosa, solo il taglio alle spalle e giro, però ha colpo di testa e dominio palle alte, lui alto 1,85 m, non è Haaland ma comunque di testa la prende e la prende bene, specialista dei rigori, tiro di prima, esterno a giro, colpo di tacco, lancio lungo, tiro a salire, gli avrei dato qualcosina in meno di tiri e magari gli avrei dato o un passaggio di prima o un passaggio filtrante per permettergli di fare un attimino meglio il gioco di sponda. Diciamo che così come è messo è un ottimo finalizzatore e anche opportunista, quindi ci sta da Dio da questo punto di vista. Però rimane secondo me un pelino incompleto, perché lui, ok, punta centrale, ma volendo potrebbe fare anche la seconda punta o addirittura il trequartista, con un paio di statistiche di passaggio, con un paio di abilità di passaggio in più, visto comunque il passaggio rasoterra in game arriva a 77 punti, che ci sta, è onestissimo per un giocatore di queste caratteristiche, sarebbe stato veramente un attaccante perfetto per questo tipo di bannerino. Altro banner, sempre giocatore del Team of the Week, però versione Champions League, secondo me complessivamente inferiore rispetto a quello dei campionati nostrani. Abbiamo Keller, portiere del Liverpool, abbiamo la coppia giapponese Ueda e Minamino. Dio quanto vorrei trovare Minamino, però qua non regalano accordi al buio, quindi non andrò a spendere monete, con tutto il dovutissimo rispetto per questo caspio di banner. Minamino è carino, comunque giocatore chiave, tanta accelerazione, buona velocità, buon dribbling, buona finalizzazione, mille ruoli, perché praticamente seconda punta, trequartista, punta centrale, esterno sinistro, esterno destro d'attacco. Nella mia mono jap Minamino sarebbe stata una mina, letteralmente. Poi Morgan Rogers, Lucas Vasquez, terzino destro abbastanza di spinta, terzino destro offensivo con buone doti tecniche e anche sufficienti tutto sommato quelle difensive. Rafinha, che quest'anno sembra diventato Maradona, cioè il Barcellona veramente Rafinha quest'anno è esagerato. Ecco, queste sono le cose che non capisco. Giocatore chiave, perfetto, bellissimo, ma fammelo seconda punta. Giocatore chiave da esterno d'attacco, perché lui può fare solo l'esterno, destro e sinistro. È sprecato. A questo punto, se può fare solo quel ruolo, meglio un taglio al centro o un'ala prolifica. Giocatore chiave sarebbe stato divino con queste, ma divino veramente con queste stats, se fosse stato seconda punta. Purtroppo non lo è, rimane bellissimo comunque. Reinders, anche lui giocatore chiave sprecatissimo in quel ruolo, lui sarebbe stato ottimo secondo me come tra le linee o al massimo onnipresente, purtroppo non velocissimo ma un discreto equilibrio tra statistiche offensive e difensive. Zegrova, trequartista o esterno d'attacco, regista creativo senza infamia e senza lode. Gutierrez, esterno sinistro, terzino in questo caso, sinistro, ed esterno sinistro di centrocampo, anche lui è abbastanza brutto, devo dire la verità. Martinelli, solo esterno sinistro, discreto, ma non mi sembra oggettivamente meglio di Minamino. Detto proprio terra terra, cioè ha qualcosina in più, ma sostanzialmente siamo lì e può fare un ruolo solo praticamente. Matheus Nunes dovrebbe essere il pezzo pregiato di questa collezione, ala prolifica in questo caso, lui volendo può fare anche il trequartista, il centrocampista centrale, lui dovevano fare giocatore chiave o regista creativo o onnipresente, perché comunque ha delle statistiche difensive accettabili, volendo, considerando il fatto che può fare anche il centrocampista centrale, non sarebbe stato malvagio vederlo in campo con una passiva un pochettino più utile in qualche ruolo diverso rispetto all'esterno d'attacco. Per quello che riguarda le caratteristiche tecniche, è il classico giocatore da vorrei ma non posso, perché ok, controllo palle e dribbling superano i 90 punti, ma assieme alla resistenza sono le uniche tre statistiche che superano i 90 punti. Possesso stretto arriva a 88, e con un punticino in più avrebbe avuto il boost a 90. Passaggio rasoterra arriva a 88 e con un punticino in più avrebbe avuto il boost a 90. Passaggio alto arriva a 87, la finalizzazione non arriva a 80 punti. Un'occasione sprecata secondo me questo Nunez, e vabbè, qua raga, ripeto, non ci sono accordi al buio regalati, pullate solo se c'è qualche giocatore che volete particolarmente.
Io dico la verità, visto che qua ho una mono giapponese con i controcazzi, ho beccato anche Zion Suzuki, quasi quasi, per il meme, un 300 monetucco le potrei mettere, ma come hai detto 2 minuti fa che non ce le avresti messe, però qui la mia Jap cresce bene, la mono Jap pur senza leggende, leggendine varie, cresce discretamente bene. Dai, allora, nel frattempo chiudiamo il video con il classico accordo al buio per i giocatori del Team of the Week standard dei campionati. L'ho già fatto sull'account secondario e ho trovato Hakimi, la 12 milionesima versione di Hakimi che ho trovato su quell'account. Vediamo qua cosa mi caga fuori. Secondo me mi cagherà fuori Arkatoglu lì, quello del Benfica. Maglietta rossa c'è. Sara. Allora, non mi lamento in realtà, perché come dicevo prima, se dovesse tornare Konami svegliati, l'evento dedicato alla Turkish League, questo mi torna anche utile. Questo potrebbe anche tornarmi utile. Certo che se non mi fanno l'evento dedicato alla Turkish League, tanti saluti a tutti. E vabbè, questo lo faccio, ma non ve lo porto in questo video, visto che ho bisogno di materiale per il prossimo video della serie Pullamelo Tutto, ve lo beccherete direttamente lì. Dai ragazzoli, per oggi direi che è tutto, spero che il video nella sua brevità e semplicità vi possa essere piaciuto ed eventualmente magari essere anche un po' d'aiuto. Con il football ci vediamo, se tutto va come deve andare, a questo punto con la consueta live del lunedì sera, che spero diventi un appuntamento fisso, mi ci sto impegnando, quindi vediamo. Grazie mille per avermi seguito anche quest'oggi, pace belli, alla prossima, buon Halloween, buon weekend lungo a tutti quanti, divertitevi.